Grazie anzitutto ai colleghi e agli amici che mi hanno invitato ancora una volta qui a Trento. E per me è una seconda esperienza e devo dire è sempre un piacere sincero, non è una dichiarazione di circostanza. Grazie a voi che siete così numerosi, questo fra l'altro conferma quello che noi andiamo sostenendo, vale a dire che il diritto alimentare o la food law, visto che siete comparatisti, è tema che suscita grandi interessi. E come vedete da questa slide, seguirò qualche slide, ma insomma al di là di questo cercherò soprattutto di darvi qualche idea, diritto alimentare, un laboratorio di innovazione. E qui ogni parola di questa serie, scusa, ecco, io infatti ho fatto però bene, sapevo. No, no, ma questo è il principio di precauzione, nel senso che se c'è qualcosa che può andare male, vai, siccome di solito in tutti i convegni mi verso l'acqua addosso, ho preferito allontanarla. È l'articolo 5 del regolamento 178, così entriamo già in medias res. Allora, se vogliamo ragionare, la prima domanda è diritto alimentare. Allora, non starò qui a chiedervi che ne pensate, come faccio a lezione con i miei studenti, penso di essere tenuto a un ruolo più formale, ma comunque se poi per caso avete qualche idea che non riuscite a tenere fino alla fine e volete interrompermi, fatelo pure. Ma la prima domanda, il primo tentativo è capire che cosa intendiamo per diritto alimentare. Ora, il diritto alimentare ha avuto una esplosione verticale in Italia e in altri paesi. Io sono il segretario di un'associazione che è stata costituita ben 10 anni fa, quest'anno celebra il suo decennale, che si chiama Associazione Italiana di Diritto Alimentare. Pubblichiamo da 7 anni una rivista online, la rivista Diritto Alimentare, ad accesso libero, in cui molti colleghi e anche molti giovani studiosi hanno dato i loro contributi e potete trovare una serie di indicazioni. E i volumi, gli studi che ci sono numerosi. Anzitutto, ovviamente, diritto alimentare comparato, vi anticipo una cosa, forse per una mia vecchia storia personale e frequentazione, secondo me il diritto alimentare, se non è comparato, non è, perché nasce esattamente nella intersezione fra ordinamenti, per come lo intendiamo oggi. Uno dei temi, il primo capitolo quasi sempre di tutti i volumi, naturalmente oltre al volume dei colleghi ci sono tanti altri volumi, ho scritto una cosa alcuni anni fa, uno strumentario, con l'amico professor Costato abbiamo scritto un volume in lingua inglese e continuano a uscire pubblicazioni e interventi, ma il primo capitolo quasi sempre di tutti questi lavori, di queste fatiche, è intitolato nello stesso modo, dalla legislazione alimentare al diritto alimentare. E quindi la domanda, il quesito che ci si pone è proprio questo. Voi siete giuristi in formazione, ma immagino che abbiate già fatto una prima parte del vostro percorso, ben sapete che l'idea di diritto si lega necessariamente e immediatamente all'idea di sistema, di ordinamento, di qualcosa che non sia soltanto un insieme di regolette. Ecco, tradizionalmente la legislazione alimentare era un insieme di regole minute. Legislazione alimentare le abbiamo sempre avute, non è di questo che voglio parlarvi oggi. Un diritto alimentare come sistema probabilmente è una scoperta abbastanza recente e fra l'altro è uno dei settori nel quale l'esperienza europea ha avuto maggiore rilievo e ha fornito anche i contributi più significativi, tant'è che oggi questo modello europeo è un modello che viene considerato da altre esperienze importanti, dall'esperienza cinese come dall'esperienza statunitense, e certamente costituisce una sorta di punto di riferimento. Allora, che cosa cercherò di raccontarvi in questo tempo che siamo insieme? Da una parte, cosa intendiamo quando parliamo di diritto alimentare? A cosa stiamo pensando, posto che appunto di volumi ce ne sono tanti? Ecco, una prima cosa, il collega prima diceva avremo un incontro, parleremo di territorio e parlando di territorio ci saranno uno studioso appunto del territorio nella sua fisicità, un geologo, ci sarà uno studioso di industria alimentare, un esperto, un enologo. Il primo dato forte che noi abbiamo all'interno del diritto alimentare è la pervasiva presenza dell'elemento culturale e dell'elemento della storia, dell'elemento umano. Tant'è che più che consigliarvi di leggere libri di diritto, se volete come dire, qualche consiglio per l'acquisti, io vi consiglierei di leggere 3 libri non di giuristi. Un libro di un antropologo francese, molto bello, di qualche anno fa, che è stato tradotto anche in italiano, che è Poulain, che si chiama Alimentazione, Cultura e Società. Un libro di un filosofo, Massimiano Bucchi, che parla del pollo di Newton. E l'ultimo recente... Insomma, lui, sì,
è l'ultimo, ma lui però in qualche modo si presenta e si propone anche come film. È il libro di un americano, Michael Pollan, sulla cultura. Su questo torneremo perché ci danno una serie di indicazioni importanti. Ora, vi stavo dicendo, il diritto alimentare, così come noi lo intendiamo come sistema, o è comparato o non è. Un maestro del diritto comparato diceva history involves comparison and comparison involves history, nel senso che il diritto comparato non è lo studio del diritto straniero, io vi chiedo scusa se invado aree e competenze non mie, ma è uno strumento di conoscenza, è un metodo di conoscenza anzitutto del proprio diritto. Ora in questo caso l'oggetto della conoscenza, un aggettivo che dovremmo aggiungere al titolo, è europeo. E questa dimensione dell'europeo però si connota in un senso particolare. Molto spesso nella letteratura giuridica italiana, almeno quella più tradizionale, europeo viene inteso come equivalente a comunitario. Il famosa idea quasi che ci fossero due ordinamenti distinti, per cui ci sono delle fonti del diritto comunitario, delle fonti del diritto nazionale. Europeo invece dovete intenderlo, e lo intenderete nell'ambito del vostro corso, anzitutto come un ordinamento che è profondamente unitario ma che vive della molteplicità. Se volete prendere un paragone, un esempio che diversi storici vanno facendo con crescente interesse negli ultimi anni, è l'esperienza del diritto comune europeo, cioè di un diritto che è comune ma che è anche diverso e quindi che consente degli spazi di declinazione. Un dato di esperienza degli ultimi anni, noi stiamo vivendo tutti, bastava leggere i giornali questa mattina, no? Le discussioni fra il governo francese e la cancelliera tedesca o alcuni uffici di Bruxelles su come si immagina questa unità europea. Beh, la si immagina come unità nella diversità. Uno dei dati, vi anticipo soltanto come flash, la disciplina sugli OGM, sugli organismi geneticamente modificati, è una disciplina molto controversa, non ne parleremo oggi, ne parlerete nel vostro corso, ma il dato originale e interessante è che dopo avere per anni puntato su un'armonizzazione, se non addirittura una unificazione delle regole, oggi la linea che sta emergendo è quella di dire il dato culturale è talmente forte in questo ambiente che dobbiamo tornare di nuovo a uno spazio di regole locali, laddove locali intendiamo per Stato. Quindi, come vedete, c'è una sensibilità particolare in questa disciplina, che è una disciplina così squisitamente legata al modo di sentire e al dato culturale. A questo punto quello che accade normalmente, vediamo se ci risponde, è che la legislazione alimentare, e qui parliamo di legislazione anzitutto, è anzitutto una legislazione dell'innovazione e del cambiamento. Certo, noi viviamo immersi nel cambiamento, viviamo immersi in innovazione, voi più di altri, ma nel fenomeno degli alimenti ancora di più. E il dato, potete vederlo e collocarlo anche molto sinteticamente in prospettiva storica, quindi in questa seconda parte io cercherò di darvi con la rapidità e la superficialità ovviamente che è richiesta un po' il senso di questo passaggio forte che abbiamo avuto da un insieme di regole sparse alla logica di sistema. Ora, quando voi lì vedete il testo unico è un testo unico del 62, che fra l'altro era già un tentativo importante del nostro legislatore nazionale. A quell'epoca eravamo già, ovviamente, come sapete, all'interno della Comunità Economica Europea, ma ancora quest'area disciplinare era un'area che era totalmente trascurata al diritto comunitario, salvo alcune cose che non a caso vengono introdotte proprio nel 62. Il testo unico cerca di risistemare, ma il testo unico non è neanche dedicato alla legislazione alimentare. Il titolo del testo unico è Disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Vale a dire, la logica era una logica solo puntiforme, per oggetto, per prodotto finito, ed era una logica che era legata ai momenti finali dell'intero svolgimento del meccanismo di produzione e vendita. Si faceva l'analisi del singolo prodotto, si valutava se quel prodotto avesse o no certe caratteristiche igieniche. Non era altro quello a cui si pensava, mancava la definizione, mancava l'individuazione di cosa sia alimento. Ora, se volete riflettere, io immagino che se provassi a chiedervi quali sono le vostre definizioni di alimento, potreste in ipotesi riprendere una definizione molto bella di Brillat Savarin. Brillat Savarin è un erudito il quale nel Settecento era insieme, e mi pare che questo torni bene per i nostri discorsi, era un magistrato,
ma era anche appassionato di chimica e medicina e scrive poi questa Fisiologia del gusto in cui parla di cucina, perché la cucina in qualche modo è il punto in cui avviene questa strana alchimia, questa strana trasformazione dei prodotti che diventano altro. E allora Brillat Savarin, appunto giurista, questo per dirvi che l'aspetto della regolazione, e lo citava il collega prima nella introduzione, di cui lo ringrazio, è un aspetto che è profondamente all'interno dell'esperienza umana nell'alimentazione. Ora, rispetto a questo, lui si poneva la domanda: cosa si intende per alimento? Risposta volgare, diceva, l'alimento è tutto ciò che ci nutrisce. Risposta scientifica, per alimenti si intendono le sostanze che sottomesse allo stomaco possono assimilarsi per mezzo della digestione, riparando le perdite che fa il corpo umano nell'esercizio della vita. Ora, questa definizione, vi ripeto, antica del Settecento, che in realtà non è poi ripresa nel nostro testo, perché il nostro testo del 62, la nostra legislazione igienico-sanitaria, assumeva, come spesso accadeva nella legislazione dell'epoca, dei concetti tecnici per dati, quindi dettava una disciplina igienico-sanitaria delle sostanze alimentari e bevande, ma non le definiva. Oggi noi abbiamo una definizione, per questo vi dicevo il diritto alimentare o europeo, in realtà comparato o non è, perché abbiamo un regolamento con cui vi misurerete più volte nel vostro corso, il regolamento 178 del 2002, che è questo grande sorta di codice, e in qualche modo forse la parola codice non è neanche fuor di luogo, perché è proprio organizzato per principi, non detta discipline minute. E questo regolamento europeo, regolamento non direttiva, quindi norma direttamente applicabile, norma di immediata applicazione nella vita quotidiana di ciascuno di voi, nelle vostre esperienze, dice: ai fini del presente regolamento si intende per alimento qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato a essere ingerito o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani. Poi ci sono una serie di specificazioni, ma fermatevi un attimo a riflettere su questo aspetto. L'area di applicazione della disciplina è identificata non in ragione della funzione che questo oggetto della disciplina, il prodotto alimentare, svolge, come diceva Brillat Savarin, cioè una sostanza che ci nutre, che in qualche modo compensa le perdite di ciò che consumiamo, ma l'atto dell'ingerire. Un francese, diversi anni fa, nell'86, uno studioso francese di diritto scrisse, con un'espressione che poi ho scoperto aver ripreso dai sociologi in realtà dell'alimentazione: il consumatore intrattiene una relazione particolarmente intima col suo nutrimento, la nourriture, e acquista una sensibilità ancor maggiore man mano che si allunga la catena fra la fonte dell'alimento e il suo corpo. Quindi questo è l'aspetto, se volete, che determina anche a catena, e cercherò di darvi qualche breve cenno andando avanti, a catena una serie di peculiarità del diritto alimentare. E se voi ponete, per esempio, in comparazione la disciplina europea degli alimenti e la disciplina europea dei mercati finanziari, vedrete, ve ne farò cenno nella parte finale, che ci sono differenze notevolissime, pur essendo certamente la finanza un tema fondamentale per noi, la crisi che stiamo vivendo, l'occupazione, le possibilità di sviluppo, le prospettive per i giovani. Eppure non c'è stata una innovazione giuridica così profonda e così determinata nell'ambito, e mi sembra un'ottima precauzione anche quella, nell'ambito del diritto finanziario o dell'economia europea come c'è stato nel diritto alimentare. E quindi qui torniamo poi al nostro profilo. Qual è il ruolo che svolge il diritto alimentare? Beh, il diritto alimentare risponde fondamentalmente, e quindi è una innovazione per reazione, per risposta a quelle che sono delle domande. E risponde a che cosa? A dei bisogni, e anzitutto a un primo bisogno fondamentale, che è questo della sicurezza alimentare. Ora, di nuovo, vi trovate a fare i conti con l'incertezza, nel senso che la parola sicurezza alimentare è l'unica espressione che noi abbiamo nella nostra lingua italiana.
settimana. Questa sicurezza alimentare si declina invece in realtà in molti contenuti, e anche di questo farete esperienza nel vostro corso. Anzitutto come food safety e food security, quello di cui si parla negli ultimi anni comunemente quando si parla di sicurezza alimentare è il riferimento alla food safety nel senso che sia un prodotto igienico. Prima si ricordava la crisi della BSE, della mucca pazza, è stata una crisi della igiene, ma accanto alla food safety c'è e c'era ancor prima ed è tornata oggi in realtà in evidenza la food security, che vuol dire la sicurezza degli approvvigionamenti. Quelli di voi che hanno studiato diritto comunitario sanno che il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea dal 57, ma il trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009 con identiche formule, individua come uno degli obiettivi che devono essere soddisfatti dalla politica agricola comune anzitutto la sicurezza degli approvvigionamenti, l'aspetto strategico, avere abbastanza da mangiare. Però questa sicurezza di food safety e food security in realtà negli anni si è andata declinando con ulteriori contenuti, e se voi leggete questa che è la definizione aggiornata di food security vedrete che la sicurezza alimentare esiste quando tutte le persone in tutti i tempi, quindi c'è una declinazione cronologica, hanno un accesso fisico ed economico. Non è sufficiente che ci sia abbastanza cibo, occorre che quel cibo sia a una distanza fisica raggiungibile e occorre che quel cibo possa essere acquistato, perché altrimenti le persone non sono in grado. Per avere una sufficiente safe, e qui safe vuol dire sicuro nel senso appunto igienico, e nutritivo cibo. Ma, e guardate l'ultima, perché questa definizione, e per chi di voi vorrà occuparsene sarebbe anche interessante seguire all'interno delle definizioni di food security date dall'Organizzazione Mondiale dell'Agricoltura, la FAO, nel corso degli anni. Nei primi anni si parlava di food security in senso brutalmente quantitativo e materiale. Oggi si dice deve essere accessibile fisicamente, cronologicamente, economicamente, ma si dice anche che deve soddisfare i bisogni e le preferenze per una vita attiva e healthy. E allora qui arriviamo alle ulteriori due declinazioni. Sicurezza alimentare, oltre che come food security e come food safety, viene recentemente declinata come food defense e food health. Food defense è qualcosa di cui sicuramente il nostro amico americano ci potrà parlare, perché è un tema che nella stampa americana e nei pensieri dei governanti americani è molto presente. Food defense vuol dire il cibo, proprio perché viene ingerito, può essere anche un'arma terribile, e quindi capire dove spostare la difesa e la sicurezza. Food health, e questo c'è un altro quesito. Un ragazzo, un giovane dottorando spagnolo che è venuto a Viterbo, dove io insegno, nei mesi scorsi, sta lavorando con una tesi sulla obesità. E il quesito sul quale abbiamo discusso a lungo senza trovare un'intesa era: ma il diritto alimentare si deve occupare del tema dell'obesità? È un problema di diritto, è un problema di regole di diritto, si possono dare delle risposte? Guardate, poi ne parleremo alla fine di questo incontro, ma io penso che voi avrete forse visto stamattina sui giornali che la Unione Europea ha spento il famoso semaforo giallo, rosso e verde sull'etichetta dei prodotti. In realtà le ragioni sono tante, ci sono ragioni di concorrenza, di sviamento di clientela, di mercato, ma c'è anche questa ipotesi: il fumo fa male, il fumo uccide. Dobbiamo immaginare che il cibo che si lega a delle ansie profonde. Noi viviamo oggi una condizione di ansia profonda e molto spesso tendiamo a riversare questa domanda di sicurezza generale sulle risposte che deve dare la legge. Poi che cosa sia la legge, se sia la legge adottata dal Parlamento, dal legislatore, se sia la declinazione giurisdizionale, se siano le interpretazioni dei maestri, tutto questo è altro piano, è altra risposta, ma noi tendiamo a chiedere risposte. E qui di nuovo vi dico, io ho trovato di grande interesse il contributo, oltre che dei giuristi certamente, per dovere anche di istituto, per obbligo, siamo pagati per questo, bisogna leggere i giuristi, ma anche il contributo di questi degli studiosi di sociologia di comportamento, perché nell'ambito della regolazione giuridica degli alimenti questo conta moltissimo. C'è un francese nel 79 che ha scritto un libro, un articolo e poi un libro molto bello sulla gastronomia e la gastroanomia.
attenzione ai giochi di parole, i francesi su questo sono maestri straordinari. La gastronomia vuol dire la mancanza di regole, e questo sembra paradossale, ma come? Noi siamo soggetti oggi a regole minute, continue. Se voi provate ad aprire una bottiglietta qualunque, anche una bottiglietta di acqua, occorre che una lente di ingrandimento per capire quant'altro. Entrerà in vigore adesso a dicembre il nuovo regolamento sull'etichettatura, ci sono dei dati nutrizionali, quindi allora siamo pieni di regole, ma forse tutte queste regole in realtà sono talmente tante che noi ci troviamo disorientati e soprattutto ci troviamo in una condizione che è molto diversa da quella di poche generazioni fa. Quindi lo sviluppo così forte, impellente della innovazione giuridica e anche, queste erano le quattro dimensioni che vi dicevo, della food security, food safety, food defense e food health, ma la innovazione con cui noi facciamo i conti è un'innovazione tecnologica. Si parlava prima di OGM, si parla di novel food, tutti i giorni vengono immessi sul mercato nuovi prodotti e quindi davanti a questa innovazione tecnologica la nostra capacità di capire scema e questo aumenta la nostra ansia. E molto spesso il diritto è risposta all'ansia. Posso chiedere a qualcuno di voi se ha seguito la vicenda della carne di cavallo dell'anno scorso? Può alzare la mano se qualcuno ne ha notizia? No, nessuno di voi ha avuto notizia della vicenda. Le notizie hanno vita breve nel mondo. Sì, durano pochissimo. Allora, l'anno scorso c'è stato un problema gravissimo, nel senso che in Irlanda, in alcune ispezioni di routine, hanno trovato che c'era una componente di carne di cavallo all'interno di lasagne con ragù già preparati. A questo punto gli irlandesi, che hanno un amore straordinario per il cavallo, sono entrati in panico, hanno lanciato l'allarme in tutta Europa ed è partita in tutta Europa una complicatissima vicenda che ha bloccato tutto. Quello che è straordinario è che i giornali, la stampa e addirittura il commissario europeo alla DG Sanco, cioè alla direzione generale che si occupa di problemi dei consumatori, ha detto: questo è gravissimo, noi dobbiamo difendere la salute dei consumatori. Falso, radicalmente falso. Nel senso che non c'è mai stato l'anno scorso un problema di sicurezza igienico-sanitaria. Era soltanto una truffa commerciale. Il consumatore aveva diritto di sapere se mangiava carne di cavallo o carne di bovino, ma quella carne di cavallo, addirittura ci sono state cose fantasiose. Alcuni hanno detto i puro sangue che vengono trattati con gli estrogeni, sono macellati e entrano a catena. Quelli erano poveri ronzini che erano stati allevati esattamente per finire dentro il piatto di ragù di carne ufficialmente bovina. Però capite che l'ansia è tale che rispetto a queste ansie si chiede al diritto di poter rispondere. E allora un altro elemento dovete considerare. Che cosa sta accadendo? Perché noi parliamo di innovazione tecnologica, lì avrei dovuto scrivere vicino a innovazione tecnologica, innovazione sociale e innovazione del costume. Nel senso che i pasti non si consumano più come si consumavano tradizionalmente. E questo naturalmente crea poi delle sfide di regolazione. Perché? Perché se tradizionalmente i pasti si consumavano in famiglia, in un assetto dato, con una persona che era istituzionalmente delegata a svolgere questo ruolo, era il garante della qualità e della buona qualità anche in termini nutritivi, nutrizionali e in termini di qualità igienico-sanitaria, in genere la madre o una vecchia zia o comunque una figura femminile in famiglia. Questo si è perso e soprattutto la gastronomia fa sì che noi siamo soggetti a un profilo per il quale continuamente ci cibiamo durante la giornata. Molto spesso non lo facciamo nelle occasioni stabilite, ma questo richiede allora un apparato e un assetto di regole diverse e noi queste regole le stiamo cercando nel diritto. E allora il diritto a questo punto prova a rispondere con una innovazione che è disciplinare, cioè cambiano le regole, ma è anche fortemente un'innovazione istituzionale. E questo vi riporta, non sono così bravo perché sono sufficientemente vecchio per non saper usare PowerPoint per tornare alla prima diapositiva automaticamente, ma quando ho usato la parola laboratorio intendevo fare riferimento a questo. Non immaginate che la innovazione che consegue al diritto alimentare a questa rincorsa per dare risposta a questa gastronomia, a questa modifica del costume, sia un'innovazione soltanto nelle singole regole. Per esempio la etichetta va fatta così, o il prodotto deve avere questo contenuto di grassi, questo contenuto di lipidi, devono esserci queste quantità in questo modo. C'è una innovazione istituzionale
chi sono i nuovi soggetti regolatori. Noi stiamo sperimentando ruoli molto originali di nuovi soggetti. L'Autorità Europea della Sicurezza Alimentare, un'autorità totalmente diversa dalle altre autorità. Il ruolo della Commissione Europea, mi pare che per certi versi si possa parlare di sussidiarietà capovolta. Immagino che abbiate sentito parlare negli altri corsi di sussidiarietà. La sussidiarietà è un principio che è stato da ultimo introdotto anche nella nostra Costituzione, per la quale si ritiene che il livello di governo competente su ciascuna questione deve essere quello più vicino al cittadino che possa intervenire su quel settore. Questo è il principio classico anche del diritto comunitario, perché gli Stati membri sono sempre stati molto gelosi delle proprie competenze. Paradossalmente, solo in materia di food safety la sussidiarietà è capovolta. Il primo livello di governo che interviene è la Commissione europea. Gli Stati membri intervengono soltanto se la Commissione non è intervenuta. E di questo nessuno fa scandalo. Se c'è stata oggi una levata di scudi molto forte sul problema, appunto, c'è un articolo, per esempio, sempre sul Corriere di oggi, ho viaggiato in treno e quindi ho potuto godere di tutte le pagine del Corriere, che diceva: a Bruxelles sono tutti tedeschi i dirigenti che occupano gli uffici principali della Commissione e quindi c'è una scelta culturale di un certo tipo. In quest'altra materia, che è questa materia così importante e delicata, che tocca, appunto, abbiamo detto, l'ingestione, ciò che entra dentro di noi, noi abbiamo accettato, e l'ha accettato anche l'Inghilterra. L'Inghilterra provò a difendersi, perché tutto nasce poi dalla crisi della BSE, contro questa attribuzione di forti poteri alla Commissione europea, ma l'Inghilterra è rimasta sconfitta politicamente e anche sul piano giudiziario. Allora, il diritto si rinnova con l'innovazione, ma l'innovazione, e questo è l'altro punto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, non è soltanto un'innovazione per reazione alle sfide e alle crisi. Un economista americano, che di nuovo il nostro collega certamente avrà letto e che è stato consigliere del Presidente Obama nella prima legislatura, nella seconda Obama ha deciso di rinnovare, forse ha fatto bene, forse ha fatto male, ha detto: non mandate mai sprecata una bella crisi, perché gli Stati Uniti, tutto sommato, devo dire, sono riusciti la loro crisi a utilizzarla certamente meglio di come abbiamo fatto noi. E anche il diritto alimentare, l'esperienza di questi anni, le crisi che ha avuto, a cominciare da quella della BSE, le ha utilizzate, e a me pare le ha utilizzate anche in modo positivo. Ma lì siamo nell'ambito del diritto come reazione, del diritto che fa innovazione ma perché risponde a un problema. Ci si rende conto che qualcosa non funziona e quindi si risponde. Questo, fra l'altro, fa parte, se volete, anche del costume quotidiano dei politici, no? I politici, quando hanno un problema, dicono: ci vuole una legge. Molto spesso nel nostro paese il loro sforzo si esaurisce tutto nell'adottare la legge, poi non vengono adottati i decreti di applicazione, non vengono implementati, non si fa luogo ai regolamenti attuativi, ma questo importa poco perché il risultato mediatico è stato ottenuto. Ma comunque anche da parte dei cittadini, di ciascuno di noi, molto spesso si dice: occorrerebbe adottare una legge. E altre volte però il diritto non è necessariamente una reazione, ma c'è un diritto che produce sulla base di una serie di categorie e di spinte propulsive un'azione che va a modificare la realtà esterna. Ora, noi in questi anni abbiamo visto novità importantissime in questo settore, dell'innovazione giuridica in materia alimentare, dai marchi e segni distintivi, agli organismi geneticamente modificati, al principio di precauzione, alla comunicazione pubblicitaria. Basti dirvi, per esempio, che oggi non si parla più di disciplina dell'etichettatura, ma si parla di disciplina nella comunicazione al consumatore. E d'altro canto tutto questo va a innestarsi all'interno di quel dibattito della relazione fra diritto e scienza, o del diritto nella società della conoscenza, di cui parlava una nostra comune amica e collega, la Talacchini, che di questi temi a lungo si è occupato. Ma il diritto, d'altro canto, reagisce anche a altri stimoli, e uno degli stimoli fondamentali è la creazione del mercato interno. Noi tendiamo ad appiattire e a perdere la prospettiva storica perché facciamo una lettura molto spesso che non è una lettura, appunto, in dimensione storico-comparativa. E chi parla oggi di diritto alimentare, soprattutto nei paesi nord europei, per i quali poi la sicurezza alimentare ancora si declina in una serie di regole minute più che in una logica grande di sistema, trascura il fatto che
il sistema europeo di diritto alimentare non è nato con la crisi della BSE, ma è nato molto prima. E ne è nato prima sulla spinta attiva di alcuni forti elementi del diritto europeo, anzitutto la creazione del mercato interno. Ora, senza tediarvi su questo, ma il vecchio mercato comune, poi mercato unico, poi mercato interno, aveva alcuni principi fondamentali, e fra cui la libera circolazione dei merci. Ma si diceva, per poter far funzionare questo mercato interno, io devo avere anzitutto un elemento forte, che è quello della fiducia del consumatore. Ma se devo avere la fiducia del consumatore, e badate bene, il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea parlava esclusivamente di food security, sicurezza degli approvvigionamenti. Non si occupava di consumatore, ma del resto neanche la nostra Costituzione del 48 si occupava del consumatore. Erano concetti ignoti. Se ne occupa il Codice Civile del 42, che è per certi aspetti molto avanzato e innovativo. Ma la Costituzione del 48 o il Trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea non nomina il consumatore. Eppure, negli anni 60 e poi negli anni 80 abbiamo una serie di regolamenti e di direttive adottati sulla base delle norme relative alla politica agricola comune e quindi al fine di realizzare un mercato comune nella materia agricola, che nello stesso tempo mettono in evidenza un dato che nel trattato non c'era, ed era economic and technological needs, i bisogni economici e tecnologici di alcune produzioni. Qui stiamo parlando per esempio di una direttiva del 64, quindi pensate quanto è antica, sull'uso dei conservanti nei prodotti agricoli. Diceva, questi conservanti si possono utilizzare in ragione di bisogni economici e tecnologici so far as health protection allows, soltanto nella misura in cui ciò è consentito dalla protezione della salute. Allora guardate che quelle due paroline, so far, vi danno già una netta gerarchia fra interessi e valori. La comunità nasce come una comunità economica europea, non nasce come soggetto politico. Oggi possiamo dire, dopo l'atto unico, dopo Maastricht, dopo Lisbona, che abbiamo un'Unione Europea che è anche soggetto politico, poi sulla sua natura di soggetto politico c'è molto da discutere, ma che sicuramente ha una pluralità di fini dichiarati già nei suoi testi fondanti. A quell'epoca i testi fondanti si occupavano solo di economia, eppure il legislatore europeo già nel 64, occupandosi di economia, occupandosi di mercato interno, innovava profondamente. E innovava profondamente perché teneva conto di questi elementi a cui riconosceva un valore sovraordinato rispetto agli altri. Allora, il mercato interno, la competizione, la concorrenza, il libero movimento delle merci diventano il veicolo di una profonda e radicale innovazione rispetto alle regole precedenti, perché all'interno di questo veicolo si tiene conto di questi altri dati. Che cosa accade ancora in quegli anni? Si introducono definizioni uniformi e le definizioni uniformi ovviamente servono a poter far circolare. Noi abbiamo una serie di definizioni uniformi, ad esempio di burro, abbiamo la definizione uniforme di latte, e da questo poi seguono conseguenze di mercato. Su un panetto di burro il produttore non può scrivere composto esclusivamente di pura panna di latte, perché il burro è composto necessariamente di pura panna di latte, e se lo scrivesse un solo produttore e non l'altro, sembrerebbe che quel prodotto potrebbe sembrare che il prodotto abbia delle qualità diverse dagli altri. E allora unificazione del mercato, ma nello stesso tempo innovazione su questo. C'erano prodotti per i quali non avevamo definizione. Poi ancora, gli anni 70, che cosa accade negli anni 70? Man mano ci si va allargando, gli anni 70 sono quelli che vedono l'ingresso, voi sapete, dell'Inghilterra, dell'Irlanda, di altri paesi, la comunità che era a 6 originariamente diventa a 9, si introducono alcune direttive, una importantissima, del cioccolato. Voi sapete, avendolo studiato, che le direttive servono ad armonizzare. Questa direttiva sul cioccolato del 1973 non armonizza, perché lascia i singoli paesi liberi di fare ciascuno come vuole. In particolare, non so se qualcuno di voi è stato in Inghilterra, ha mangiato della cioccolata, a me è successo da bambino e ho detto, ma quanto è cattiva questa cioccolata inglese, semplicemente perché la cioccolata inglese c'è l'olio di palma, che è una cosa per noi assolutamente non abituale per il nostro gusto. E la direttiva sul cioccolato non era capace nel 73 di armonizzare, per cui di fatto è stata una direttiva di
non riuscita armonizzazione, di mancata armonizzazione. E come su questa molte altre avrete avuto, immagino, nei vostri corsi di diritto comunitario vi sarete occupati dei problemi della pasta, della birra, dell'aceto, tutta una serie di tentativi che furono fatti all'epoca di introdurre delle definizioni uniformi di birra, di pasta, furono tentativi che non arrivarono al risultato proprio perché occorreva l'unanimità in sede di consiglio per poter approvare queste direttive. La Germania, che ha una ricetta antichissima che risale al 700 sulla birra, non accettava le ricette, diciamo così, più facilone di Italia e Francia, e d'altro canto l'Italia, che aveva un'antichissima e risalente normativa in materia di pasta che può essere fatta solo con semola di grano duro, non accettava un livello inferiore a questo, per cui di fatto le direttive non riuscirono a passare, il mercato non veniva armonizzato. E allora che cosa succede? Gli ordinamenti non tollerano vuoti, il mercato aveva bisogno di uno spazio, e gli anni 80 vedono un passaggio successivo e decisivo, e di nuovo è materia, e questa è poi la ragione per cui sono con così tanto piacere qui e non lo nascondo, è materia tipica dello studio dei comparatisti. Cioè noi siamo stati educati, almeno io che appartengo alla generazione per cui il primo giorno della prima lezione di diritto privato, al primo anno di giurisprudenza, si diceva benissimo, le fonti del diritto, articolo 1 delle esposizioni preliminari, le fonti del diritto sono legge, regolamenti, usi, le norme corporative erano state già tolte anche quando ci andavo io, insomma era passato un po' di tempo, poi dopo ci dicono ci sono le norme costituzionali. E il giudice? Beh, il giudice interpreta la legge, il giudice Bush de la Loi, secondo quella che era la divisione dei poteri francesi. Beh, questo è assolutamente non vero, ma non solo non è vero negli ordinamenti di common law, non è vero nel nostro ordinamento di diritto interno, ancor meno è stato all'interno dell'ordinamento europeo. Il giudice europeo, la Corte di Giustizia, ha certamente svolto un ruolo che ne parleremo poi dopo, penso che avremo un po' di tempo per conversare e ragionare insieme con i colleghi, ma un ruolo che, se volete trovare una comparazione, sono le grandi corti centrali inglesi, cioè sono queste grandi corti che sono forti strumento di innovazione, e quindi di nuovo un dialogo fra legislazione e giurisdizione in cui la giurisdizione gioca un ruolo centrale, e questa giurisdizione gioca un ruolo centrale, fermiamoci un attimo qui, sul problema, sull'introduzione dell'idea della formula del mutuo riconoscimento. Di nuovo, diritto alimentare laboratorio. C'è un bel libro di una collega amministrativista che si chiama Luisa Torchia, che ha scritto un bel libro che consiglio a tutti di leggere sul principio di equivalenza nel diritto comunitario. Però una sola cosa non dice in tutto il libro, ma questo fa parte un po' dell'approccio degli amministrativisti, che questa giurisprudenza si è sviluppata su prodotti alimentari. Guarda caso il caso del Castiglia di Dijon, ma non soltanto il caso del Castiglia di Dijon, prima ancora il caso del whisky famoso che veniva, non ti preoccupare, c'è problema, non fai acqua, acqua. Il caso del whisky famoso che veniva importato in Belgio a partire dalla Francia, non mi fermo su questi, avrete occasione di fermarvi, ma quello che è importante è che negli anni 70, ma soprattutto negli anni 80, davanti a questo stallo nella innovazione giuridica di fonte legislativa, la Corte di Giustizia avverte il bisogno di trovare altre strade e quindi, partendo dalle norme che prevedono la libera circolazione dei merci, elabora il principio del mutuo riconoscimento. La formula del mutuo riconoscimento ancora adesso non la trovate, è la formula del principio per il quale ciascuno deve accettare ciò che c'è nell'altro paese, ma lo elabora, badate, a partire da quell'area che è l'area di maggiore sensibilità del consumatore e in cui le differenze sono più forti. Quindi compie un atto di imperio in qualche misura eversivo, perché costringe le culture dei singoli paesi ad accettare prodotti che sono frutto di culture profondamente diverse. Pensate al caso appunto della pasta alimentare fatta con farina di grano tenero, o pensate al caso della birra in Germania fatta con una ricetta diversa da quella della birra. E qui c'è una vicenda molto interessante, molto affascinante proprio su questo interventismo giurisdizionale su questi anni. C'è una prima fase che è la fase d'estruens. Cioè la Corte di Giustizia, con una serie di sentenze, demolisce queste barriere alla libera circolazione dei merci.
è in assenza di un regime unitario uniforme, per cui non c'è e tutt'oggi non c'è una definizione europea di birra, tutt'oggi non c'è una definizione europea di pasta alimentare, costringe ciascun paese e quindi ciascuna comunità e ciascuna cultura ad accettare l'altro, ad accettare il diverso. Vi ricordate quello che vi dicevo prima, l'esperienza del diritto comune europeo, di un diritto che è comune ma che si declina nelle diversità nazionali. Dopo aver però operato questa fase d'estruence, c'è un'altra fase successiva. Nel frattempo le diversità cominciano a emergere. Da una parte c'è una risposta del legislatore europeo, e per questo vi dico il dialogo fra legislazione e giurisdizione. Vengono introdotte all'inizio degli anni 90 le norme sulle DOP e IGP, cioè si dice, beh, allora però alcuni nomi, alcune qualità che si legano al territorio, al terroir, come si diceva prima, in qualche modo li rendo ostensibile all'esterno. Voi sapete, le DOP sono le denominazioni di origine protetta, le IGP sono le indicazioni geografiche protette, sono prodotti legati a un certo territorio, ma che da quel territorio e anche dalla storia umana di quel territorio, questo è molto importante, traggono le loro caratteristiche, le loro connotazioni. Nello stesso tempo però la stessa Corte di Giustizia comincia ad ammettere che il diritto è molto anche comunicazione sul mercato, e quindi c'è un caso famoso che si chiama il caso Smanor o dello yogurt francese. Voi sapete che lo yogurt si caratterizza per la presenza di fermenti lattici vivi. Bene, avete mai acquistato e mangiato dei biscotti allo yogurt? Nessuno di voi, lei l'ha mangiati. E dentro quei biscotti allo yogurt, secondo lei c'era dello yogurt? C'era stato. Nel senso che se lei impasta della farina con dello yogurt, i fermenti lattici sono ancora vivi. Ma se poi lei mette questa pasta al forno, i fermenti lattici non ci stanno più. Ho mangiato cadaveri di fermenti lattici. Però erano, male non fanno, ma quella funzione dello yogurt, probiotica e così via, non la svolgono. In Francia tradizionalmente lo yogurt può essere ottenuto solo da latte fresco, non da latte surgelato, perché la surgelazione, così come la cottura, fa perdere ovviamente vitalità ai fermenti lattici. E c'è un caso famoso di un supermercato belga al confine, in Belgio non c'era questa norma, che vendeva alcune creme di latte ottenute partendo da latte surgelato chiamandole yogurt, perché in origine c'erano i fermenti lattici. Dall'altra parte del confine non si potevano chiamare yogurt, ma si chiamavano crema di latte o mousse di latte. A questo punto non c'era un ostacolo alla libera circolazione, il prodotto veniva venduto, però veniva venduto con un altro nome. Il supermercato francese inizia una causa per concorrenza sleale contro il supermercato belga, che era a pochi chilometri di distanza, dicendo: tu vendi un prodotto con un nome che non rappresenta la realtà. Il caso va davanti alla Corte di Giustizia, davanti alla Corte di Giustizia la Commissione sostiene, sulla base delle stesse decisioni della pasta e così via, e dice: così come in Italia deve poter essere importata della pasta che sia ottenuta da farina di grano tenero, ugualmente in Francia, poi magari con l'etichetta si spiegherà, ottenuto da latte surgelato. La Corte di Giustizia in questo caso dice: fermi un attimo, la ulteriore avvertenza in etichetta è sufficiente nella generalità dei casi. La birra tedesca si dice fabbricata con la ricetta tradizionale, la pasta italiana con semola di grano duro o con farina di grano tenero. Ma quando per la cultura e la storia di un paese il consumatore, badate quanto è importante questo enunciato della Corte di Giustizia e quanto è innovativo proprio sul piano della costruzione del precetto giuridico, quando il consumatore di un paese per la sua storia e la sua cultura è talmente abituato ad associare al nome di un prodotto certe caratteristiche, al punto da non risultare sufficiente una mera etichettatura aggiuntiva, in quel caso è consentito in via di eccezione allo Stato membro di riservare quel nome a quel solo prodotto. Fermo restando che la mousse di latte surgelato o i biscotti ottenuti a partire dallo yogurt possono essere venduti liberamente, quindi non c'è un ostacolo alla circolazione di merci, ma la merce può essere venduta. E d'altro canto, per farvi un caso invece, e allora qui siamo nella fase construence. La Corte di Giustizia ha demolito le barriere e adesso ricostruisce delle barriere diverse. Dialogo fra legislatore e giurisdizione, la direttiva sull'etichettatura che non ammetteva questa ipotesi viene poi modificata in una delle successive release proprio per tener conto di questa indicazione della Corte di Giustizia. Quindi quello che viene introdotto prima come
principio giurisdizionale, mutuo riconoscimento, poi smano, eccezione giurisdizionale al principio giurisdizionale, diventa poi principio codificato sul piano legislativo. Vi rendete conto come la innovazione marcia con ritmi profondi? E d'altro canto ci sono anche esempi di tentativi di innovazione, come dire, un tantino ingenui, un tantino paesani, un tantino di cosa nostra, che non hanno buon esito. Voi sapete che l'aceto in Italia, se non lo sapete ve lo racconto io, per un vecchio regio decreto, mi pare del 23, poteva essere ottenuto soltanto da mosto d'uva o da vino e quant'altro, non da mele per esempio. C'è un caso che va davanti alla Corte di Giustizia, un venditore di Bolzano, il quale importava appunto dell'aceto di mele dall'Austria, viene portato a giudizio, era addirittura una sanzione penale, il caso va davanti alla Corte di Giustizia, la quale Corte di Giustizia dice, ma insomma ve l'abbiamo detto già tante volte, ancora continuate voi italiani con queste storie, il principio del mutuo riconoscimento vi obbliga a consentire di vendere, quindi questa norma è inefficace. Il Parlamento italiano si riunisce e dice, benissimo, allora io consento che sia venduto in Italia, ma per evitare di creare problemi lo chiamo con un altro nome, e quindi viene introdotta una legge che dice si possono vendere i prodotti ottenuti dalla fermentazione acetica di tutte le frutte, ma soltanto quelli del vino si chiamano aceto e gli altri si chiamano agro, di mele, di pere, di susine e così via. Caso davanti alla Corte di Giustizia, questa volta in accesso diretto della Commissione Europea contro l'Italia, e la Corte di Giustizia dice no, guardate, anche i nomi possono essere ostacolo. Questa sentenza delle mele ve l'ho raccontata dopo, ma in realtà è anteriore a quella dello Smanor francese. Lì eravamo ancora nella fase d'Estruens e delle profonde innovazioni che avvengono. E come avete visto, in tutto questo che vi ho raccontato adesso, in cui emergono principi che poi non a caso, a cominciare dal principio di equivalenza, appunto il libro di questa collega amministrativista, reggono l'intero impianto sistematico del diritto europeo, vengono elaborati nell'ambito del diritto alimentare, ma non perché nell'ambito del diritto alimentare ci siano dei giuristi più capaci a elaborare, ma perché il diritto alimentare è terreno in cui le diversità sono più forti e il bisogno quindi di ricostruire una diversa sistematicità è più forte, e quindi poi questa sistematicità così ricostruita, il mutuo riconoscimento ovviamente diventa principio di generale applicazione. Vi faccio venia di tutto questo che vi ho raccontato un po' troppo rapidamente. Questi sono i famosi, ecco, questi per esempio sono i regolamenti degli anni Ottanta sui vini di qualità. Voi siete privilegiati, non so se poi siete anche dei consumatori, come mi sembrava di capire dall'introduzione iniziale, ma siete in una delle zone, io sono arrivato in treno vedendo dei vigneti magnifici. Beh, qui c'è stata una disciplina europea fondamentale, va detto anche che c'è stata una crisi molto grave in Italia, la famosa crisi del vino al metanolo, è stata circa 25-30 anni fa, da cui poi è emersa una produzione di grande qualità. E c'è stato un intervento europeo importante con una serie di regolamenti, anche questi innovativi, sulla disciplina dei vini di qualità. Ma io mi fermerei, salve vostre curiosità e domande a cui risponderò con grande piacere, rispetto a questi esempi che vi ho dato in cui... Sì, ci siamo ancora. Abbiamo ancora tempo. No, pochino. E sulla innovazione giuridica come reazione. Questo è l'altro aspetto, ed è l'aspetto sul quale normalmente ci si ferma in questi ultimi anni, quando comunque si parla sempre di crisi, la crisi della mucca pazza. Ora, che cosa è accaduto con la crisi mucca pazza? Io vi ho detto prima, ci sono state alcune direttive importanti, no? Nel corso degli anni, direttive in via di azione. Una delle direttive che trovate poi nella PowerPoint, se qualcuno di voi vuole andarselo a vedere per avere il promemoria, anche i riferimenti delle varie direttive, ci sono delle direttive degli anni Ottanta che prevedono per esempio dei sistemi di controllo ufficiale e prevedono anche la introduzione del concetto di lotto. Ora, il concetto di lotto è un altro dei concetti con i quali farete i conti nell'ambito del vostro corso quando parlerete del pacchetto igiene, è un concetto fondamentale che è stato introdotto in sede europea, cioè è l'insieme omogeneo di prodotti alimentari che sono stati ottenuti all'interno di un processo con caratteristiche unificate. Dopodiché non viene stabilito se il lotto per esempio debba comprendere 100 bottiglie o 1000 bottiglie o 500 bottiglie, questo viene lasciato alla responsabilità dell'operatore, e anche la implementazione di questa disciplina sul lotto e sui controlli ufficiali, introdotta alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90
in sintonia con il trattato di, con l'entrata in vigore del trattato di Maastricht, lasciava agli Stati membri il modo di introdurre tutto questo. Vi ricordate, vi accennavo un quarto d'ora fa, della sussidiarietà, l'idea era sempre quella di procedere per armonizzazioni progressive, cioè per ravvicinamenti delle legislazioni, senza andare a toccare suscettibilità che erano fortemente radicate nei singoli paesi. E che cosa accade però nella seconda metà degli anni Ottanta? Improvvisamente esplode questa, e questa, diversamente da quella della carne e cavallo, è stata una crisi molto seria di sicurezza igienico-sanitaria. Esplode il problema della BSE. Ora, voi sapete, BSE, encefalopatia spongiforme bovina, oggi sembra sufficientemente accertato che l'origine di questa sia da imputare al fatto che dei residui di lavorazione animale venivano triturati e trasformati in farine che venivano poi date ai ruminanti, e che attraverso questo una forma di malattia cerebrale, la scrapia, che era tipica delle pecore ma che non si trasmetteva all'uomo, si è poi trasmessa attraverso questo mangime, che è un mangime di origine animale, dato a ruminanti, i quali tradizionalmente invece si nutrono di vegetali, si è trasmessa alle mucche e, per qualche strana e sfortunatissima combinazione, dalla carne bovina si può trasmettere all'uomo. E il problema drammatico è che è una malattia a lunghissima incubazione e per la quale a tutt'oggi non si conosce la terapia. Che cosa succede? Questo fenomeno si manifesta in Gran Bretagna. L'autorità anglosassone è a conoscenza del problema, la Gran Bretagna è una grande esportatrice di carne bovina, ovviamente ha poca agricoltura come la intendiamo noi, non produce vegetali, non ha un clima adeguato, non produce vino, non produce olio, ma ha grandi prati e produce carne bovina. Cerca di mantenere controllata al suo interno e di mantenere a tacere questa vicenda. Questa vicenda esplode nell'86. Esplode nell'86 quando ci sono alcuni casi che si verificano anche in Europa e si verificano anche in Francia, e la Francia ha una reazione durissima, immediata, chiude immediatamente le frontiere alla importazione della carne inglese, con una vicenda che fra l'altro è arrivata anche davanti alla Corte di Giustizia. Ora, rispetto a questa crisi della mucca pazza occorreva reagire, e occorreva reagire in tempi molto brevi. Le reazioni sono state due. Una reazione, diciamo, di tipo tecnologico-sanitario. Il divieto di esportazione di carne dalla Gran Bretagna per un certo periodo, che è stato abbastanza lungo, circa 2 anni. Il divieto di mettere in commercio alcune parti di animali che si sospettava fossero quelle che veicolavano l'infezione. Il cervello, il midollo spinale, per cui la famosa vicenda per la quale per diversi anni è stato vietato, no, di servire la fiorentina, che è questa bistecca molto alta che comprende una parte del midollo spinale. Ma oltre a queste, che sono delle reazioni, come dire, giuridiche, ma giuridiche sul piano regolamentare e scientifico, c'è un'altra reazione importante, che è quella legata ai rischi della globalizzazione, alla food safety e alla ricerca di un nuovo modello. Le risposte nazionali tradizionali, il meccanismo dell'affidamento ai singoli stati della risposta e dei controlli con le direttive si rivela inadeguato, e a questo punto interviene un regolamento. Questo regolamento 820 del 97 è, a mio sommesso avviso, la pietra miliare della nascita del sistema di diritto alimentare europeo, prima ancora del regolamento 178, che certamente è quello che poi offre la cornice sistematica, ragionata, ordinata e ordinante, ma il regolamento 820 introduce una grande novità. Perché che cosa introduce questo regolamento 820? Introduce due parole sulle quali, di nuovo, sarei curioso di avere il vostro contributo. Due parole non conosciute prima: tracciabilità ed etichettatura d'area vasta. Allora, che cos'è la tracciabilità? Anzitutto, per chiarezza, visto che siete giuristi, giovani in formazione, ma siete giuristi, chiarite quando tornate a casa questa sera che come consumatori noi non siamo in grado di fare la tracciabilità. E quindi chiarite che i giornali, la stampa che ci parlano, ad esempio, di nuovo, volumetto pubblicato dal Corriere della Sera, la trasparenza a tavola, 100 domande su tracciabilità, sicurezza e etichette dei cibi. Etichetta è una cosa, tracciabilità è un'altra.
La tracciabilità è quel meccanismo per il quale quel concetto di lotto che era stato introdotto dalle direttive degli anni Ottanta diventa poi praticato nei due versi, dai campi alla tavola e dalla tavola ai campi, ad opera però degli organismi di controllo, dei tecnici e delle imprese, non ad opera del consumatore. Cioè si introduce un meccanismo straordinario che a tutt'oggi esiste solo per la carne bovina, per nessun altro tipo di prodotto, per il quale si prevede che il singolo animale dalla nascita viene munito di due orecchini, viene munito di un documento che si chiama passaporto bovino. Anche questo non è casuale, è un po' forse un'ironia di chi ha scritto questo testo negli uffici della Commissione, ma è l'idea che con questo documento si viaggia e ci si fa riconoscere, è un documento di identità. C'è una base di dati informatica e c'è un codice informatico. Se voi andate al supermercato e comprate una vaschetta di fettine di vitello o di manzo bovino, c'è un codice che per voi non dice nulla, ma che per un ispettore sanitario consente, accedendo alla banca dati, di sapere esattamente che viene da quel animale bovino di razza Charolais che si chiama Ferdinando e che è figlio di Giovanni e Diana, per esempio. E lo ritrovate paro paro, quasi c'è la fotografia, c'è tutta la sua storia, che cosa ha fatto, dove si è nutrito, in quali paesi ha viaggiato, chi ha incontrato, se ha avuto degli altri vitelli e così via. C'è una storia totale e completa. Questa è una innovazione giuridica straordinaria. Cioè la tracciabilità non esisteva. La tracciabilità era una parola che era utilizzata soltanto nell'ambito finanziario. Se ci pensate, si pensa alla tracciabilità, il denaro tracciato, la mafia, la camorra, il denaro nero e il denaro sporco. Ma di tracciabilità in ambito alimentare o in altri ambiti giuridici che non fossero quello appunto del denaro di incerta provenienza, non se ne era mai parlato. Tant'è che questa parola, che viene dal traceability e viene da traces, i tracers sono gli scout americani. Quando voi vedete qualcuno di quei film degli anni 60, ancora in bianco e nero, in cui c'è lo scout indiano o meticcio, il quale arriva, vede delle tracce e dice: sono passati, erano in sette, uno aveva una ferita, hanno fumato e hanno preso il latte qua. Come fa? Non si sa, ma lui è un tracer e trova le tracce. Allora, da tracer, quello che trova le tracce, tracciabilità, riuscire a ricostruire tutta la traccia. E questa parola è talmente nuova, nasce appunto dal vocabolario anglosassone, che viene traslitterata in tutte le lingue. In Italia viene traslitterata in tracciabilità, in spagnolo traçabilità, in francese traçabilité, solo in tedesco no. In tedesco è zurückverkehr, che vuol dire viaggio all'indietro. Perché? Una seconda piccola, non so se alcuni di voi per vicinanza a Bolzano hanno la fortuna di conoscere o di aver studiato la lingua tedesca, difficilissima ma straordinario strumento di conoscenza del diritto europeo. In molte occasioni in cui ho incertezze sulla esattezza del testo ufficiale italiano di una direttiva o di un regolamento, vado a vedere quello inglese, che è la lingua di lavoro abituale nella Comunità Europea, e poi però vado a vedere quello tedesco, che è una traduzione, ma che molto spesso è meglio tradotta. Su questo vi faccio un esempio: ci sono ormai diverse direttive e regolamenti che parlano di tracciabilità o rintracciabilità, nei testi inglese, francese e spagnolo si parla sempre soltanto di tracciabilité, nei testi italiani alcune volte la parola è tradotta tracciabilità, altre volte rintracciabilità, perché i nostri traduttori ufficiali alla Commissione Europea sono estrosi, come siamo tutti noi, quindi alcune volte si chiamano tracciabilità, altre rintracciabilità. Per i tecnologi tracciabilità e rintracciabilità sono due concetti diversi, uno è dall'origine al mercato e l'altro è dal mercato all'origine. Ovviamente il tecnologo che legge un testo in cui c'è rintracciabilità gli attribuisce quello. Questo per dire, torniamo a monte, il diritto alimentare, ma il diritto europeo in generale, o è comparato o non è, e se è comparato lo strumento linguistico, mi spiace o mi fa piacere, a me fa piacere, è uno strumento linguistico che dovete abituarvi ad utilizzare anche nel lavoro quotidiano. Allora, tornando a queste innovazioni, perché sennò veramente qui ci cacciano via e spengono le luci, il regolamento 820 introduce una prima straordinaria novità, la tracciabilità, cioè uno strumento di controllo del mercato che anticipa quello che poi dirà un successivo documento, dai campi alla tavola, dal singolo bovino alla fettina che avete sul piatto. Però introduce anche un altro elemento importantissimo, l'etichettatura d'area vasta. Oggi si discute moltissimo dell'origine dei prodotti alimentari.
su questo, se vorrete, se i colleghi mi inviteranno in primavera e non saranno troppo stanchi, possiamo fare un incontro solo sul tema dell'origine. Ma il tema dell'origine dei prodotti alimentari è un tema estremamente complesso, in cui poi da parte della Commissione europea, proprio citando quelle norme sul mutuo riconoscimento, si è sempre detto: ma se noi facciamo indicare l'origine di un prodotto in assenza di una certificata e individuata qualità obiettiva, stiamo vendendo fumo, né più né meno come quelli che vendevano le bottigliette con dentro il fumo di Londra, insomma, siamo, o l'aria di Napoli, ecco, là siamo. Questa è la posizione della Commissione europea, ma il consumatore molto spesso all'origine attribuisce un senso di qualità. Il risultato ancora oggi vigente del diritto comunitario è che l'indicazione dell'origine è un'eccezione, perché di norma valgono nell'ambito del diritto alimentare, come negli altri ambiti, i riferimenti alle qualità oggettive del prodotto. Però per la carne bovina c'era stata una tale ribellione contro questo timore che arrivava da un luogo oscuro che era la Gran Bretagna, che i consumatori avevano smesso di comprare carne. E quindi questo regolamento introduce, ed è l'unico prodotto alimentare per cui c'è, un obbligo di tracciabilità da area vasta che vuol dire nato in Inghilterra, allevato in Francia, macellato in Italia, cioè si indica l'area vasta, non si sta indicando l'olio di canino, il vino Chianti classico o quell'altro prodotto che viene, la caciotta di San Gimignano, si indica un'area vasta, e l'area vasta in quanto tale non attribuisce al prodotto certe caratteristiche, proprio perché ovviamente il territorio è così ampio. Questo caso, questo regolamento, scusate, è stato adottato sulla base delle norme non igienico-sanitarie, pur rispondendo all'emergenza igienico-sanitaria, ma sulle norme sulla politica agricola comune, perché il mercato era un mercato che era totalmente in quel momento disarticolato. La Commissione europea e il Parlamento europeo hanno impugnato questo regolamento adottato dal Consiglio, a quell'epoca poteva essere adottato dal Consiglio senza necessità di codecisione col Parlamento, perché dicevano: queste norme sono norme a tutela del consumatore e della salute, vanno adottate in codecisione. L'Avvocato Generale conclude per l'accoglimento del ricorso, la Corte di Giustizia con una sentenza straordinaria del 2000, che penso avrete poi modo di approfondire nei materiali del vostro corso, in realtà dice no, in realtà la mancanza di fiducia del consumatore nella carne e la richiesta dichiarata del consumatore di conoscere l'origine di area vasta, perché a questa attribuisce comunque una qualità, fa sì che legittimamente il Consiglio dei Ministri abbia potuto adottare queste norme da solo sulla base delle competenze di politica agricola. Guardate che è una sentenza straordinaria, in quello stesso anno 2000, e mi avvio rapidamente verso la fine, un'altra sentenza importantissima sull'imbottigliamento del vino in zona d'origine, e sento che qui ci sono persone molto più esperte di me in materia, ma insomma uno dei problemi più importanti del vino negli ultimi anni è quello sull'imbottigliamento in zona d'origine. Voi dovete sapere che esistono alcuni simpatici signori, uno fra l'altro è a Bolzano, non vi dico il nome, poi se volete ve lo dico nel corridoio, che ha un grande laboratorio di imbottigliamento in cui imbottiglia di tutto, vini siciliani, pugliesi, calabresi, toscani, dappertutto, anche il Chianti, non il Chianti classico che va imbottigliato in zona d'origine, ma anche il Chianti. Ce n'è un altro signore altrettanto importante che sta a Torino, cioè ci sono dei grandi imbottigliatori che imbottigliano fuori zona. Su questo tema si è aperto un grosso dibattito, la Spagna, entrata nella Comunità Europea, ha introdotto delle norme che vincolava a imbottigliare in zona d'origine il vino di qualità. Una prima sentenza della Corte di Giustizia del 92 dice: questa è una misura di effetto equivalente, perché il vino si può imbottigliare benissimo anche a 500 km, la Spagna non è l'Italia. La Spagna ricorda di essere stata un impero e quindi dice: io sono entrato nella Comunità Europea, ma io sono la Spagna. E quindi se la Corte di Giustizia mi dice che non devo applicare una mia norma, io la applico lo stesso. A questo punto, disperatamente, il Belgio si rivolge alla Commissione Europea dicendo: ma vuoi far rispettare, così come sta avvenendo in questi giorni, tutti i giorni c'è qualche commissario europeo che dice all'Italia, l'Italia non sta rispettando le norme, procedura di infrazione, vuoi far rispettare alla Spagna una decisione della Corte di Giustizia, cioè è un atto eversivo. La Commissione Europea si tiene questo dossier sul tavolo per un paio d'anni e poi risponde: per ragioni di opportunità politica, trattandosi di materia molto sensibile, sono le parole quasi testuali, riteniamo di non intervenire direttamente. A questo punto il Belgio è costretto, il caso era nato col Belgio, vi risparmio i dettagli, ad agire davanti
alla Corte di Giustizia contro la Spagna dicendo la Spagna è in infrazione, non dà esecuzione a una sentenza. Non so se qualcuno di voi ha fatto amministrativo, cioè il giudizio di ottemperanza, insomma quando il TAR ha deciso c'è poco da fare. La Corte di Giustizia dice dialogo, giurisdizione, legislazione, grandi corti, soltanto il House of Lords, voi sapete, inglese, può non rispettare i propri precedenti, tutti gli altri giudici devono rispettare. La Corte di Giustizia dice sì, questo caso, ma io posso considerarlo diversamente. Due righe, non dà motivazioni. Esatto. E lo riconsidera il caso dicendo è vero che dal punto di vista tecnico si può imbottigliare il vino anche a 600 km di distanza e non succede niente. Però siccome una denominazione di origine è espressione della comunità localmente stabilita, il terroir, la quale comunità ovviamente esercita un controllo visivo immediato, perché se io so che Plankensteiner nella sua azienda qualche impiccio col vino lo fa e ci mette un po' di vino pugliese perché il suo non è abbastanza, lo conosco perché sto a 50 km, ma se Plankensteiner questa cosa me la fa a 800 km, non lo controllo. E allora sulla base di questo argomento, esclusivamente legato alla natura e al modo in cui questo bene di appartenenza collettiva, beni pubblici, altro tema di cui potremmo parlare a lungo, appartiene alla comunità locale, la Corte di Giustizia riforma la propria precedente giurisprudenza e introduce il principio per il quale gli Stati membri possono adottare norme che prevedano l'imbottigliamento in zona origine. Innovazione giuridica profonda e anche originale, è una risposta originale a quello che accadeva. Sull'impresa alimentare lasciamo perdere, sul regolamento 178, questo è qualcosa sul quale vi fermerete a lungo, ma il regolamento 178 è un regolamento sulle fonti, sulla disciplina sistematica, soltanto una cosa, ecco, vi richiamo questo primo articolo all'attenzione perché vi dà poi la sensazione di come effettivamente siamo entrati in un nuovo aspetto, non so se si legge abbastanza, ma dice il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, tenendo conto della diversità dell'offerta degli alimenti. Cioè nell'articolo 1 di questo regolamento, che ha natura fondante, se volete usare una parola forse eccessiva, costituente, ma comunque del sistema europeo di diritto alimentare, la diversità dell'offerta di alimenti, compresi i prodotti tradizionali, viene enunciata a chiare lettere, nello stesso tempo garantendo l'efficace funzionamento del mercato interno. Stabilisce principi comuni e competenze, paragrafo 2, è importantissimo. Il presente regolamento reca i principi generali da applicare nella comunità a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi e di sicurezza degli alimenti e mangimi in particolare. Insomma, nasce il sistema, cioè questa dichiarazione è la dichiarazione come nel nostro codice civile sul principio poi di interpretazione sistematica, analogica, estensiva e quant'altro che ben conoscete. Ci sono delle regole originali sull'impresa alimentare, l'impresa alimentare non è più tenuta soltanto a rispettare le regole sul singolo prodotto, l'acqua minerale deve avere quel certo contenuto in sali o quant'altro, ma deve organizzarsi in un certo modo, deve riferirsi e relazionarsi con gli altri soggetti, deve comunicare in un certo modo, ha delle regole di responsabilità, su questo ho sentito che tornerete nell'ambito del vostro corso. Viene istituita l'autorità della sicurezza alimentare, ecco, vorrei, e questa è veramente mi pare possa essere una ipotesi di conclusione, fermarmi sulle misure urgenti e la Commissione europea. Nel caso di alimenti o mangimi, la Commissione europea, devo tornare alla pagina, quando sia manifesto che alimenti o mangimi possano creare un pericolo, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, cosa fa? Dispone la sospensione dell'immissione sul mercato, determina condizioni particolari, adotta qualsiasi altra misura provvisoria adeguata. Allora, solo in materia alimentare esiste un potere della Commissione di questo tipo. In tutti gli altri casi, compresi i casi dell'economia e della finanza, la Commissione può adottare delle raccomandazioni allo Stato membro e se lo Stato membro non le rispetta adotta delle sanzioni, ma non può mandare un ordine. In questo caso, io lo dico ai miei studenti di Viterbo, ma vale anche per qui, la Commissione europea potrebbe mandare un fax o un'email al sindaco di Trento dicendogli tu devi chiudere quello stabilimento e devi mandare i vigili. Guardate che qui noi abbiamo, quando vi dicevo innovazione istituzionale, stiamo assistendo al nascere di un modello europeo tutto diverso. Il codice sull'etichettatura di cui pensavo di parlarvi, ne parleremo
un'altra volta se ne avremo occasione. La conclusione è questa, ed è poi la conclusione perché io sono stato recentemente, badate, c'è una esplosione di interesse sui temi del diritto alimentare, per ragioni personali, per questa gastronomia, per questa serie di sollecitazioni, per mille e una ragione, e naturalmente anche studiosi di altri ordinamenti o di altri settori disciplinari in questo caso si affacciano a questo, ben venga, ma su questo alcuni colleghi amministrativisti dicono ma in fondo il diritto alimentare non è altro che diritto amministrativo, il diritto alimentare non è altro che una serie di precetti che riguardano lo svolgimento dell'azione amministrativa e risulta difficile individuare un principio ordinante peculiare proprio, perché non si può dire che il diritto alimentare certamente trae, tornando all'inizio della nostra lunga chiacchierata, dalla definizione di prodotto alimentare come quello che viene ingerito e che quindi diventa parte di noi stessi con una sensibilità particolare che ha il consumatore. Quella è la molla, ma qual è il connotato sistematico? Il connotato sistematico è la disciplina di filiera. Cioè il connotato sistematico che a me pare possa essere individuato nel diritto alimentare non è la tutela del consumatore, perché la tutela del consumatore c'è anche sul suo computer. Se lei acquista il computer ha diritto a una tutela, ma le norme di tutela del consumatore del computer dicono come va fatto il computer, dicono che non le deve dare una scossa, che non deve farlo male, che non deve avere radiazioni, ma non dicono come deve essere fatta la fabbrica in cui si assemblano i computer, tant'è tutti i problemi della Apple che fa tanto la democratica e poi li fa fare alla Foxconn in Cina. E non dicono poi come va fabbricata la plastica che sta nel computer e il ferro. La novità forte che è seguita alla crisi della BSE, ma che era in nuce in tutta questa disciplina di matrice agraristica che c'era, e devo dire un ringraziamento pubblico, l'ho riletto oggi in treno per la citazione di Bolla all'inizio del vostro, che non per amore, una caratteristica degli studiosi del diritto alimentare italiano è che veniamo fuori quasi tutti da una tradizione di studi di diritto agrario e che nello studiare il diritto agrario, che era un diritto soprattutto della produzione, abbiamo poi capito che non ci si poteva fermare murati nei confini del fondo e poi quando si usciva, ma che dalla produzione bisogna arrivare al mercato e al consumatore. Ora, qual è la particolarità? La sicurezza alimentare viene garantita se è di filiera. Questo è l'unico settore del diritto che è un settore nel quale c'è una disciplina che comincia a monte, si occupa del modo in cui deve essere fatta la fabbrica in cui si fanno i computer e arriva fino alla misura dell'ultimo tastino. Chiudo su questo. SF sta per Sigmund Freud. Sigmund Freud ha scritto un saggio di una bellezza straordinaria che si chiama Il motto di spirito. E fra l'altro è un saggio che si applica moltissimo anche alle discussioni o fra avvocati o in ambito accademico, nel senso che il motto di spirito, Sigmund Freud ha una straordinaria capacità di cogliere le relazioni umane e lui mette in evidenza come il motto di spirito sia un modo per battere l'avversario con apparente bonomia, per cui in realtà facendo il motto di spirito si porta l'uditorio al riso dalla propria parte e l'avversario perde terreno. E parla proprio del filo rosso. Il filo rosso è quello, voi sapete questa parola fil rouge, fil rouge viene da un vecchio sistema delle sarte, delle grosse cime nelle navi inglesi per cui correva questo filo rosso che consentiva di ripercorrere tutto. Ora si parla del filo rosso per parlare della banalizzazione della regolazione, ma perché appunto vi dicevo prima si cercano sempre regole. Ora qual è la mia preoccupazione? La preoccupazione è quella che un economista ha messo molto bene in evidenza negli anni 70, dicendo nel rapporto fra tecnologia e diritto, la maggior fonte di preoccupazione in merito alle tecnologie è la particolare accelerazione del tasso di crescita della ricerca scientifica e tecnologica rispetto a quella dell'innovazione istituzionale. Io ho cercato, con molta sommarietà e superficialità, di rappresentarvi come questi due aspetti dell'innovazione tecnologica e dell'innovazione istituzionale, in qualche misura, faticosamente, ma nel diritto alimentare europeo comparato, hanno trovato forme di dialogo. Naturalmente rimangono molte domande e soprattutto è una sfida per voi, un compito vostro. Buon divertimento. Beh, che dire, dopo una prolusione del genere, che è veramente un regalo, penso che abbiate potuto toccare con mano, oltre a come
alla capacità del professore di padroneggiare la sua materia, un maestro del diritto alimentare, ma io vorrei mettere in evidenza della sua appassionata prolusione un dato, richiamandomi a uno dei concetti emersi sulla fine della sua conversazione con voi, cioè l'idea della filiera. Bene, parafrasando un po' l'idea della filiera, io credo che voi abbiate anche avuto modo di capire dalle parole del professor Albisini oggi come il diritto alimentare sia una filiera attraverso la quale il cibo passa attraverso i vari saperi giuridici. Sì, il cibo è il problema e, come dire, attraversa nel suo percorso tutti i saperi che voi siete chiamati a studiare nel vostro corso di studi. E questo è un aspetto molto rilevante, perché evidentemente avete la possibilità di confrontarvi con questi saperi che voi avete conosciuto, avete studiato approfonditamente in una logica chiusa di sistema, per cui il diritto amministrativo, il diritto privato obbediscono al sistema. Ecco, il diritto è eversivo da questo punto di vista, il diritto alimentare non vi dà più quella certezza, quella capacità di ragionare esclusivamente all'interno di un proprio sistema di concetti, ma bisogna invece per forza di cosa essere interdisciplinari, e quando uso questa parola lo dico con riferimento al sapere giuridico. Ma accanto all'interdisciplinarità giuridica c'è l'interdisciplinarità in senso più ampio, e la conoscenza appunto di tutti gli aspetti, la cultura, la storia, la sociologia, l'antropologia del cibo, tutta una serie di aspetti vengono, come dire, a unificarsi attorno al problema. E questo è un modo, anche se vogliamo, innovativo anche di fare didattica, perché nella nostra tradizione invece il senso della disciplina ha sempre un po' impedito questi esperimenti. E quindi da questo punto di vista il corso che oggi auspicabilmente inizierete, insomma continuerete a frequentare dalla prossima volta, vi dà questa occasione, al di là dell'interesse personale che ciascuno di voi può nutrire per la materia per i più svariati motivi. C'è chi ha magari in sorte di avere una famiglia che in qualche modo è coinvolta, e questo l'esperienza passata gli anni scorsi ci ha portato a vedere come in molti casi c'è questa presenza forte nel territorio trentino. Evidentemente i due assi dell'agricoltura sono la frutticoltura, il melo e la vite, e quindi c'è una forte presenza di questi interessi, ma al di là di questo c'è un interesse per come dire, le scelte individuali e personali che ciascuno di voi compie continuamente. Noi siamo quello che mangiamo, ma siamo anche quello che non mangiamo, oggi come oggi possiamo dire questo. Non mangio quello perché sono vegano, sono celiaco, ci sono tutta una serie di definizioni del sé che dipendono da quello che noi ovviamente associamo all'idea del cibo e ai valori di cui appunto l'individuo consumatore associa al cibo. Ovviamente oggi abbiamo ricevuto quindi una splendida apertura su questo mondo che vi si apre oggi. Avremo modo di riprendere con calma ovviamente i tanti temi che già oggi hanno trovato una vivida evocazione da parte del professor Albisini. Adesso chiamo Francesco Plankensteiner a raccontare la sua esperienza, perché siamo, come dire, vicini al termine dei 90 minuti di lezione che ci eravamo prefissati di rispettare. Spero che qualcuno di voi, magari chi è dotato di computer, ha già potuto capire come entrare nella community, dove noi appunto continueremo poi questo dialogo. Ovviamente se avete dei problemi potete contattarmi via mail. Io comunque ho postato un avviso fra gli avvisi dei docenti, dove trovate le informazioni per accedere alla community. Francesco, vieni. Non so se volevi aggiungere qualcosa, Matteo sarà protagonista nelle prossime incontri. Volevo solo iniziare con due disclaimer, perché il primo è che si inizia dietro i banchi e non si rimane lì per 7 anni, per cui mi sono anche spostato di qui, non sono sempre rimasto lì. Il secondo è che non produco vino, la mia azienda produce alimenti per l'infanzia, quindi probabilmente uno degli alimenti che uno non si immagina possa essere considerato un alimento, però anche il latte in polvere per bambini è un alimento, probabilmente uno dei più complessi sul mercato. Anche questo è un lieve accento americano. Ad ogni modo,
La mia avventura è iniziata dietro questi banchi ed era il 2007 probabilmente, con un laboratorio sul vino, ed è poi continuata. Ed è stato molto interessante perché mi ha costretto continuamente a pensare fuori dagli schemi. Per cui mentre i miei amici si stavano specializzando in altre cose, stavano pensando alle carriere forensi, io ho preso tutt'altra strada e ho iniziato col dottorato. E quando il professor Albisini parlava della DG Sanco, poi parlava del FISMA, degli Stati Uniti, eccetera, sono tutte cose che ho visto negli ultimi anni, perché sono stato, durante il dottorato sono stato anche in DG Sanco ad EFSA, che scusate, a Bruxelles, che non è considerata una DG tedesca, bensì una DG italiana, perché ce ne sono parecchi di italiani in DG Sanco. C'è un solo problema, che in genere i funzionari italiani che vanno a Bruxelles cercano in tutti i modi di far nascondere la loro identità italiana, e sono in genere quelli che maggiormente poi attaccano alcune scelte. Sì, questo è vero. E poi sono finito negli Stati Uniti in questa multinazionale che si chiama Mead Johnson Nutrition. La cosa che ho visto in questi anni è proprio questa intersecarsi di diverse discipline, perché oggigiorno io non lavoro con giuristi, i miei colleghi sono tutti nutrizionisti, che hanno la stragrande maggioranza ha un dottorato in nutrizione umana, in biochimica, eccetera. Quindi sono costretto tutte le volte, tutte le mattine, a ricapire qual è la mia identità a confronto con tutti questi soggetti. Però è avvincente perché, soprattutto in una ditta di nutrizione pediatrica, tutto è innovazione. E quindi tutte le volte bisogna spaccarsi il cervello e capire cos'è questo nuovo ingrediente, come è regolato in Cina, come è regolato a livello internazionale in questa che sentirete si chiama Codex Alimentarius Commission, come è regolato negli Stati Uniti. Ed è, penso, probabilmente uno dei lavori più impensabile che avrei mai potuto finire una cosa del genere, perché quando ero qui pensavo probabilmente che sarei finito a fare l'avvocato. Invece mi sta portando in giro per il mondo, mi ha dato molte soddisfazioni, ho deciso di non continuare la carriera accademica perché non mi sentivo adatto probabilmente, però dall'altra parte sono convinto che tutto quello che imparerete è facilmente utilizzabile nell'immediato anche all'esterno. E secondo me proprio il punto sta nell'identificare ciò che è nuovo, ciò che è diverso, e puntare sulle vostre idee, perché uno dei miei paper, che era il paper finale del laboratorio del vino, è poi diventato il tema della mia tesi di dottorato, quindi a distanza di qualche anno ci ho lavorato sopra, quindi da 10 pagine ne è diventate 400, quindi non auguro a voi di finire a fare la stessa cosa, però potrebbe accadere che qualcuno di voi ci investa tutti questi anni e ottenga delle soddisfazioni come me. Tutto qui. Grazie. Bene. Bene ragazzi, peraltro Francesco, credo tu possa testimoniare come nella scacchiera globale del diritto, il diritto alimentare sia, almeno sul diritto alimentare, gli europei possono avere uno standing che è un po' più elevato del solito. Non siamo solo importatori di soluzioni giuridiche passivamente dagli Stati Uniti, ma li esportiamo noi, gli Stati Uniti. Bene ragazzi, allora ringraziando ancora il professore Albisini per la nostra produzione di oggi. Noi ci vediamo martedì prossimo per entrare, diciamo, in media res lunedì prossimo, talmente sono ancora scioccato, e quindi a presto, grazie.